Fango e oggetti di qualsiasi genere hanno invaso le strade di Mercatello, frazione di Salerno. Il fango è entrato anche in diversi negozi della zona e molte auto sono rimaste impantanate, tanto che i proprietari hanno dovuto lasciarle nei parcheggi. Oltre la pioggia, anche lo straripamento del torrente Mercatello ha creato disagi e anche danni. Tutto questo è accaduto nella giornata di ieri. È stato necessario chiudere il sottopasso per l'intera giornata fino al la tarda serata, con il conseguente traffico deviato. Disagi anche nella zona di Pastena, dove la griglia di un tombino pare sia saltata, allagando tutta la carreggiata e rendendo pericoloso il transito. Episodi che, a quanto raccontano i residenti, accadono spesso con le piogge, ma a fare chiarezza è l'assessore all'ambiente Massimiliano Latella, il quale ha spiegato che ci sono una serie di alvei tombati in città, tra cui proprio il Mercatello, che provenendo da Giovi per la prima parte si mantiene normale e per la seconda parte invece è tombata. Data la copiosità della pioggia di questi giorni e la capienza ridotta del canale, spiega l'assessore, l'acqua fangosa è fuoriuscita da alcune griglie stradali collegate alle acque bianche. Il maltempo ha peraltro provocato anche degli smottamenti nella zona collinare di Giovi.